Un altro territorio della formazione culturale di Leopardi che è stato molto sottovalutato fino adesso è quello scientifico. Poeta e letterato, però era anche molto al corrente, aggiornato sulle ricerche scientifiche, sulle novità che circolavano in Europa in quel periodo. Per esempio, uno dei suoi libri preferiti dell'adolescenza era i 24-25 volumi di Buffon sulla storia naturale. E lì, in qualche modo, Leopardi ha imparato a capire che l'uomo è semplicemente uno tra i tanti animali e che quindi bisogna studiarlo comparativamente. Il suo interesse per la scienza è dimostrato ampiamente dal suo primo lavoro di un certo impegno. È un vero e proprio libro, un tomone, che è una storia dell'astronomia. Scritto nell'adolescenza a 15 anni, non può essere un lavoro originale, però è il frutto di un lavoro di ricerca, di scavo su centinaia di fonti, di libri che lui ha letto, collazionato, schedato e riunito in capitoli per scrivere appunto la storia di questa scienza, che era quella che gli interessava di più, evidentemente. Poi l'astronomia resta essenzialmente il suo modello poetico fondamentale, perché gli interminati spazi, cioè questa enormità di spazio che sta fuori, è come dire la base della sua musa più nota. Un'osservazione di Calvino, che dice: Leopardi, quando parlava della Luna, sapeva di cosa parlava. Ecco, sapeva astronomicamente. Non si possono scindere queste due cose, così come non si può scindere il pensiero dalla poesia in Leopardi. Quando parliamo di Leopardi, poeta della Luna, sicuramente dobbiamo tener presente non solo, diciamo, i significati simbolici che sono annessi a quest'astro, che sono moltissimi, anche mitologici, ma dobbiamo tenere presente che per lui era un oggetto di indagine scientifica la Luna.